amiche di Now, io amo questi nuovi allenamenti tutti di 10 minuti perché sono iper concentrati, iper focalizzati. In questo caso faremo una focalizzazione proprio sul lato B, sui nostri glutei e sul nostro bicipite femorale per dare un bello distacco tra gluteo e gamba. Allora, ci serve una sedia, ci serve un elastico per questi esercizi. Di conseguenza prendiamo la nostra sedia, come o può anche essere un tavolo se volete fare, però ti servirà anche la sedia. Ok, ci portiamo la gamba indietro e provo di toccare il tallone sul gluteo, ok? E tengo la coscia aperta, cioè alto, e sto provando di estendere la gamba. 3 e 4, 5, e tallone sedere, poi allungo, ok? Non sto abbassando la coscia, ok? Non è avanti e indietro, ma la coscia rimane ferma. Il fulcro è il ginocchio e continuo di allungare la gamba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datemi un altro 10, 10, 9. Allungo, allungo. 4, 3, 2. E cambia gamba. Su, stendo la gamba, schiaccio comunque il gluteo, chiudo il tallone verso il gluteo e poi estendere. Come se stessi provando di far vedere un punto lontano di me, ok? Oltre, tipo, è quello là, perché non puoi toccarlo, non puoi arrivare. Lo indichi proprio con il piede, ok? Schiaccio il gluteo ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Giriamo la nostra sedia verso di noi. Andiamo a fare un step up. Appoggio la gamba destra su. Ok, busto, cioè in avanti, e devo appoggiare sul tallone. Sul tallone mi sollevo e scendo giù. Di peso su questa gamba. Non mi spingere dalla gamba indietro perché non ci serve. E tutto il peso sulla gamba anteriore, quella davanti. Spingo sul tallone, busto in avanti e schiaccio il gluteo. 1, 2, 3, 4, piccola spinta, 5, 6, 7, 8, ancora, 9, 10, metà strada, ancora 10, 9, 8, 7, spingo sul tallone, 5, 4, 3, 2, e 1, cambia la gamba, ok? Tallone, busto in avanti, spingo, ancora 1, 2, proprio qua, metti la mano qua, senti come si diventa tesa sotto il gluteo, ancora, vai, 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 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, giriamo. Scendiamo in avanti, prendiamo il nostro elastico, leghiamo le nostre ginocchia, fate un fiocco. Ok, il fiocco diventa più facile poi dopo a disfare in un secondo momento. Ok, se volete potete anche fare un nodo, però il fiocco è proprio semplicemente più facile da gestire. Portiamo il busto in avanti. Ok, mani indietro, spalle indietro. Vado sulle punte e comincio a allargare le ginocchia, ok? Questo è proprio come quella macchina che fa in palestra, ok? Le nostre abduttori, ok? La esterna coscia, ok? E vai, continui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimango qua. Vengo in avanti, spingo giù sul mio elastico e schiaccio ancora di più, ancora più concentrato. Spingo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, andiamo. 8, 7, 6, schiaccia. 4, 3, 2, e rimango lì, 8, 7, spingo, 6, 5, 4, 3, piccola pulsazione, ancora, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimango là, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax, ok. Libero le gambe con l'elastico per un attimo. A questo punto facciamo
uno squat assistita, cioè una volta che comincio non scendo, no, cioè non appoggio a peso completo sulla sedia di nuovo, ok? Uno, sfiore, due, tre, sto spingendo sul talone, sette, otto, nove, dieci, ancora, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e relax. Woo! Ok, prima serie è andata, l'avete sentito? È stato abbastanza duro? Siete contenti? Non lo so, sto parlando bergamasco. Però quando cominciamo a allenare i glutei così, ti comincio a parlare diverse lingue, devo dire, perché lo senti tantissimo al lavoro. Ok, piego e stendo. E due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e ricordate, questi 10 minuti di, che sono molto focalizzato su un lato, io voglio dire, falla anche in ufficio, 10 minuti in ufficio ce la fai, in pausa pranzo, ti metti in un angolino, non sudi troppo, cioè non è che comunque un lavoro aerobico che ti fa grondare il sudore, ma i glutei rispondono, te la posso garantire, quando fate 10 minuti, ok? Sollevo, schiaccio il gluteo, chiudo il talone, e stendo come se stessi veramente indicando un punto lontano di me contro il muro di fianco, ancora, schiaccio, schiaccio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ricordate, con la costanza tutto è possibile, con la costanza il tuo corpo risponde sempre, ancora, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e giriamo, giriamo la nostra sedia, perché dobbiamo fare i nostri step ups. Appoggio proprio il mio piede, ok? Mi raccomando, lavoro sul talone, ok? Mettete la mano qua sotto il gluteo, lo sentirai quanto diventa tesa, ok? Saliamo, uno, due. E non è che sto pensando di salire, quanto sto pensando a spingere in basso. E quando io spingo in basso, lui mi fa sollevare il corpo, ok? Ancora, dieci, nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamo, andiamo con l'altra gamba, ok? Appoggio bene, busto in avanti. Non penso di sollevarmi quanto scendere e spingere verso basso. 1, vedi, piccolo. Perché a volte le persone lavorano troppo grandi, un movimento troppo ampi. E pensano che devono fare chissà che cosa per fare un bel allenamento, invece no, usa la testa, entra, senti, ok, lo sto lavorando sul talone, sto spingendo verso basso, questo mi sta aiutando a sollevare il corpo, ah, e senti come lavori, perché tecnicamente potresti anche fare soltanto piccolo così, volendo, ok? Modificate, non fare movimenti troppo grandi perché non servono, due, and uno, eccellente, venite frontale, recuperate il vostro elastico, lo mettiamo intorno alla nostra ginocchia, ricordate che l'elastico può essere modificato per essere reso più stretto o meno stretto, insomma come preferite voi, busto in avanti, pensate di quella macchina in palestra, quella che mette qui i due, diciamo, cuscinetti che allargate, si chiama abduttori, ok, scusate, ecco, mi libero i capelli, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allora spingo giù, piccola pulsazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da solo, 8, guardami le punte, ok, così lavori come la coscia, non lavorare con il piede, non lavorare con lo stingo, lavori proprio solo dal ginocchio fino all'anca, mani giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimango lì, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, ok, sfilate l'elastico, potete anche snodarlo volendo perché quando mettiamo il nostro
il nostro fiocco più facile da gestirlo. Piedi a terra, assisted squat, uno squat assistito, che vuol dire una volta che parto non tocco più, però puta casa che mi devo crollare, boom, mi posso sedere, però non sedetevi più. Spingo tallone a terra, ok, busto in avanti, spingo, mi sollevo dalla sedia grazie ai glutei, yes, ci stiamo lavorando, grandi sorrisi, continuiamo, 8, 7, 6, 5, e 4, e 3, e 2, e relax, wow, 10 minuti di glutei ben fatti, volendo si può anche ripeterli per fare i 20 minuti di glutei, ma la cosa che voglio ricordarvi è che con Nauch avete la palestra in tasca, ok, così ricordate che questo è vero, che ti fanno riscaldare questi esercizi, è altrettanto vero che un po' di pattina di sudore ce l'avrai, ma la verità, pausa pranzo, sparali, falli direttamente in ufficio, si può fare, sono anche meno di 2 metri quadrati per avere i risultati, perché con la costanza A ti avrai levato, cioè lavato la vostra coscienza, B poi vi vai a mangiare, hai fatto già qualcosa per il vostro corpo e il tuo corpo risponde sempre ai input costanti. Questa è la cosa più importante di Nauch, di avere la palestra sempre con voi. Vi faccio un abbraccio, un bacio, un augurio di una giornata favolosa e ti aspetto al prossimo allenamento insieme qui su Nauch.